Amici di TGM, bentornati con noi. Qualche giorno fa io e Claudio vi avevamo parlato di un ritardo relativo alla fuoriuscita della rivista perché ci sono state delle recensioni molto importanti da fare. Lo potete vedere già dalla copertina che è dedicata al nuovo Call of Duty e poi dalle recensioni scritte qua sotto in giallino. Adesso Claudio ce ne parla. Lo farò, esatto. La copertina, sì, giustamente dedicata al nuovo Call of Duty Black Ops 3. Che il nostro Mario ha provato, giocato in lungo e in largo, è andato anche all'evento dedicato alla stampa per provarlo a Londra a fine ottobre, ma poi lui non stanco di aver giocato abbastanza Call of Duty, poi è tornato a casa, ci ha rigiocato, insomma, dicevamo, no, qualche giorno fa che il tempo che ci siamo presi per recensire un po' di titoli grossi è andato anche per Call of Duty. E insomma di quello è il titolo di copertina comunque più importante di questo mese e non vi dico niente, però insomma è Call of Duty, insomma quello diciamo che non regala sorprese né in un senso né nell'altro. Una delle recensioni molto corpose e molto importante è proprio quella di Fallout, che ci ha fatto un po' ritardare con l'uscita del numero, però ne è valsa davvero la pena perché questo è un gioco davvero molto corposo. Sì, esatto. Fallout 4 diciamo che era il titolo più atteso sicuramente per quest'inverno da parte dei giocatori PC e non solo. E quindi anche qui abbiamo schiavizzato, buttato dentro il Vault il povero Mario. E non è ancora uscito tra l'altro, però vabbè, insomma è riuscito comunque a trovare un collegamento con l'esterno e a mandarci la recensione del gioco e quindi insomma quello se le sta girandosi lui tranquillamente per la Boston post-atomica di Fallout 4 e gli è piaciuto molto nonostante alcune asprezze, diciamo così, dal punto di vista tecnico che ci hanno lasciati non del tutto soddisfatti, ma questo insomma l'avevamo già in qualche modo visto nelle anteprime dall'annuncio alle 3 di Los Angeles in poi, si era un po' capito che diciamo che tecnicamente non sarebbe stato il gioco rivoluzionario della generazione, però tutto il resto è al posto giusto e quindi abbiamo insomma dedicato ampio spazio, come poi vedete insomma nella lunga recensione di Mario. Ops, si è visto il vuoto per un brevissimo istante, non importa. E quindi insomma niente, questo è uno dei punti caldi del numero di TGM di questo mese. Un altro titolo molto importante che ha richiesto molto lavoro è StarCraft 2 perché doveva essere valutato sia in single player che in multiplayer, esatto. Quindi c'è stato un lavoro. Esatto, un lavoro. Allora, stiamo parlando di Marco Tassani, quindi dire che il lavoro e Marco Tassani vanno d'accordo è sbagliato, a prescindere. Tuttavia, no, Legacy of the Void è la conclusione di StarCraft 2 che ha detto dello stesso Marco, insomma, che l'ha giocato, rigiocato, finito e rifinito, è stata proprio una sorpresa, nel senso che, insomma, dal di là dell'aspetto ludico in sé del gioco, dal punto di vista proprio del racconto, della storia, di tutto, è un'esperienza importante, quindi anche lì è uscito il 10 novembre, di solito noi ora del 10 novembre siamo già belli che in stampa, quindi però abbiamo detto no, un gioco così, lasciamogli lo spazio che merita su questo numero, che quindi insomma è decisamente corposo e ciccetto, come piace dire a noi. Oltre a questi tre titoli che naturalmente varrebbero da soli l'acquisto della rivista, ci sono tantissime altre novità però. Sì, esatto. Allora dicevamo di Fallout e di quello Mario ha scritto un bel dossier per raccontare un po' la storia del gioco, di come nasce, i progetti che ruotavano attorno, che avrebbero dovuto essere, non sono mai stati, insomma un bel approfondimento sull'ambientazione, sul gioco. Poi abbiamo, allora, anteprime, abbiamo due anteprime molto importanti, una di Overwatch, che è sempre di Blizzard, però un FPS a squadre che abbiamo provato in beta e ci è piaciuto molto. Dark Souls 3 invece, anche quello l'abbiamo provato in versione beta riservata e lì l'abbiamo dato in mano al nostro buon Fabio Sandalacci De Luigi, che si è divertito a farsi dare mazzate come se non ci fossero domani. Però importanti invece recensioni anche questo mese, appunto, oltre a quelle che abbiamo già citato e non stiamo a raccontarle ulteriormente, abbiamo innanzitutto la conclusione di Life is Strange, quindi l'ultimo capitolo del cuore strappato, le lacrime virili eccetera eccetera di Dontnod. Poi abbiamo il DLC di The Witcher 3, che anche quello insomma è tantissima roba, è più bello quasi, insomma arricchisce tanto il gioco originale. Poi abbiamo il nuovo Transformers di Platinum, che su cui nessuno avrebbe scommesso niente, però invece in realtà essendo Platinum è
è un bel titolo. E poi abbiamo Tales of Borderlands che si conclude, abbiamo Minecraft Story Mode di Telltale che inizia e non inizia benissimo, dobbiamo dirlo, abbiamo Beginner's Guide, il nuovo gioco dell'autore di Stanley Parable, che anche lì ci fa una bella lezione di metagioco e approfondimenti narrativi, robe un po' strane, insomma, e un sacco di altre recensioni ancora, insomma, è un numero davvero tosto e grosso, insomma, per cui bello. Amici, oltre a sfogliare la rivista che sicuramente merita, seguiteci anche sui nostri social, in particolare abbiamo una pagina Facebook molto attiva, ma anche Instagram, Twitter e il forum. A presto! Ciao!